Ciao a tutti, mi chiamo Filippo e oggi vi farò vedere come richiedere la vostra identità digitale sul sito di Lepida. Per farlo dovremo completare 5 passaggi. Questo invece è quello che dovrete avere a portata di mano per completare la registrazione, ovvero il vostro indirizzo email, il vostro cellulare, una scansione fronte-retro del vostro documento di identità e una scansione fronte-retro della vostra tessera sanitaria, entrambe in corso di validità, in uno di questi formati. Inseriamo quindi il nostro indirizzo email e la nostra password, ovviamente confermandola, quindi dovremo digitarla due volte. Molto importante è che la password deve contenere almeno 9 caratteri, deve contenere almeno un numero, almeno un segno e almeno una lettera maiuscola e minuscola per creare una password sicura. Ovviamente confermiamola digitando la stessa password e su queste tre informative mettiamo su conferma. Adesso con questo piccolo test dovremo dimostrare di essere persone non robot, risolvendo un piccolo enigma molto semplice con le immagini. Adesso potremo andare avanti al secondo passaggio. In questo secondo passaggio dovremo inserire i nostri dati personali, quindi il codice fiscale. Se avete una carta d'identità elettronica potrete trovare sulla vostra carta il codice fiscale oppure potrete trovarlo sulla tessera sanitaria. Digitiamo il nostro nome e cognome, il nostro sesso e la nostra data di nascita. Dopodiché mettiamo la nostra nazione di nascita. Italia non si trova in ordine alfabetico, ma potremo trovarla subito come prima nel menu a tendina. Mettiamo la nostra provincia di nascita. Poi mettiamo il comune di nascita, prendiamolo con il codice dal menu a tendina, che se non c'è il codice alla fine non ci farà andare avanti. Poi mettiamo il nostro telefono di cellulare e la nazione di domicilio, ovvero l'Italia. Dopo aver messo la nazione di domicilio, ci chiederà anche, facendoci comparire una nuova parte del menu, la provincia di domicilio. La digitiamo e poi digitiamo anche il comune di domicilio, quindi il comune dove siamo residenti. Selezioniamo il tipo di domicilio, quindi se siamo in una via, in un viale, l'indirizzo di domicilio, quindi l'indirizzo dove residiamo, con il numero civico e poi il CAP. Adesso potremo andare avanti. E siamo al passaggio 3, che è quello del caricamento dei nostri documenti. Qua potremo scegliere se caricare la carta d'identità, il passaporto o la patente di guida. Io metterò la carta d'identità. Ci chiederà anche di caricare la tessera sanitaria. Quindi avremo bisogno di uno scan o di una foto della nostra tessera sanitaria e di un documento a scelta tra carta d'identità, patente di guida e tessera sanitaria. Qua metterò carta d'identità. Poi ci chiederà da chi è stato rilasciato questo documento. Io metterò dal comune. E in quale comune ci è stato rilasciato. Ovviamente mettetelo con il codice dal menu a tendina. Dopodiché ci chiederà il numero del documento, che potete trovare in alto a destra sul fronte della carta d'identità. Ok, lo abbiamo digitato e ci chiederà la data di emissione e di scadenza. La data di emissione la trovate sul fronte della carta d'identità in basso a sinistra e subito di fianco trovate la data di scadenza. Nel menu di sotto invece ci verrà chiesto di caricare i nostri documenti, ovvero la carta d'identità nel mio caso e la tessera sanitaria. Ci verrà data la possibilità di caricarlo fronte e retro in due immagini distinte, ma anche fronte e retro in un unico scan o in un'unica immagine, come farò io. Quindi carichiamo il nostro scan della nostra carta d'identità e subito sotto carichiamo il nostro scan della tessera sanitaria fronte e retro. Ecco fatto. Adesso che abbiamo caricato i nostri documenti, potremo andare avanti e accedere al passaggio 4, ovvero la validazione contatti. Qua ci verrà semplicemente chiesto di confermare che il nostro indirizzo email e il nostro numero di cellulare che abbiamo digitato sia effettivamente il nostro. Quello che dovremo fare sarà richiedere la conferma nel nostro numero di telefono e ci arriverà un codice di 6 cifre via SMS da digitare. Adesso mi è arrivato sul telefono, quindi digiterò il codice da 6 cifre che mi è appena arrivato. Clicchiamo OK e se il codice è giusto ci dirà verificato. Passiamo all'indirizzo email, quindi richiederemo il codice di verifica che ci arriverà direttamente nella nostra email. Successivamente, dalla nostra email digitiamo il codice di 6 cifre che ci è arrivato. Se il codice è giusto,
ci dirà che è verificato anche questo. In realtà c'è anche una terza opzione che è la PEC, ma noi non l'abbiamo digitata, quindi possiamo passare direttamente al passaggio 5, che è il riconoscimento. Qui ci verrà chiesta la modalità di riconoscimento che noi preferiamo, ovvero di persona in uno sportello comunale, tramite registrazione audio e video, o tramite firma digitale se si possiede una carta d'identità elettronica 3.0. Io come modalità di riconoscimento vi farò vedere quella di persona. Qua però ci chiede prima di accettare la presa visione del modulo di adesione, che non è altro che un resoconto dei dati che noi abbiamo digitato in precedenza. Quindi andiamo a vedere il documento di adesione con tutti i dati personali che noi abbiamo digitato e ne verifichiamo la correttezza. Fatto questo, clicchiamo sulla spunta dove dichiariamo di aver visionato il modulo di adesione. Poi mettiamo riconoscimento di persona e selezioniamo su questo menu a tendina lo sportello del comune di Monte San Pietro. È lo sportello dove eseguiremo il riconoscimento di persona, attivando così il nostro Speed Lepida. Ecco fatto. Ci chiederà di scegliere l'ufficio e mettiamo URP. Ci compariranno gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio selezionato e mettiamo conferma presentandoti in ufficio. Ci comparirà questa pagina con scritto identificazione richiesta correttamente e mettiamo su conferma. Congratulazioni, avete completato correttamente la registrazione a Lepida ID. Adesso quello che dovrete fare sarà presentarvi nel vostro comune, in questo caso il comune di Monte San Pietro, con la vostra carta d'identità e la vostra tessera sanitaria in corso di validità e con il vostro codice identificativo Speed che vi è arrivato via mail dopo la registrazione. È tutto, spero che questo tutorial vi sia stato utile e alla prossima!